Bentornati sul canale Non aprite questo blog, io sono il Gonz e oggi sono qua per fare l'aggiornamento della collezione di film horror che mi hanno mandato e che mi sono comprato. Cominciamo però con le cose che mi hanno inviato, perché sono delle novità e non video e quindi mi sembra giusto parlare delle novità. Primo di tutti, Scary Stories to Tell in the Dark, edizione della Eagle Picture. Mi piacciono un sacco, molto easy, non c'è dentro niente. È un'edizione infatti neanche troppo costosa e ha un vantaggio che alcuni non lo apprezzano, io lo apprezzo sempre, il fatto che ci sia DVD e Blu-ray. Io ho visto il film in anteprima stampa e avevo fatto una recensione video che trovate qua sul canale, ve la linko qua sotto. Poi ho fatto anche un articolo perché avendo già visto il film mi sono guardato i contenuti extra di questa edizione e sono veramente strepitosi, perché si parla di quasi un'ora di contenuti extra strutturati in un modo molto intelligente, nel senso che si parla della scenografia, quindi la casa dove è stato girato il film, ci sono appunto lo scenografo, insomma verranno dette un po' di cose interessanti, si parlerà degli effetti speciali, si parlerà dei mostri che, al contrario di quanto pensavo, sono sì in alcune parti in CGI, ma sono quasi tutti fatti con costumi e attori che li interpretano. A me piace un po' il cinema fatto così, insomma, dove si cerca di non usare troppo gli effetti digitali. Ci sono tantissime altre robe dove, appunto, interviste dove parlano dei racconti di Scary Story to Tell in the Dark. Tra l'altro questi racconti qua da noi non sono così famosi, per gli americani invece sono notissimi, quindi chiaramente questo film ha sicuramente un appeal superiore negli Stati Uniti rispetto a qua. Vabbè, comunque andate a vedere la recensione sul canale e leggete l'articolo sui contenuti extra, che non è male. Tra l'altro mi sono incuriosito vedendo il film, perché comunque è un buon film, l'ho trovato un po' per bambini e quindi mi sono incuriosito, ho detto ma sono andato al Carrefour che c'era una parte di libreria e ho fatto una furbata, ho visto che c'erano questi racconti qua che sono brevi, no? Ho detto me ne leggo uno ogni volta che passo qua in libreria, mi sono letto un paio di racconti, ma a parte che alcuni veramente sono di due pagine, vedete? E ho notato che sono veramente molto simpatici, nel senso che non sono spaventosi, cioè sono proprio una cosa per ragazzini, per bambini. Quindi l'ho comprato per leggere qualche storia a mio figlio, pubblicato dalla De Agostini. In teoria questo dovrebbe essere uscito negli Stati Uniti in vari volumi, due o tre volumi. De Agostini ha fatto un'edizione con l'immagine del film unica, ci sta, davvero bello. E poi dentro ci sono i disegni originali che hanno caratterizzato l'uscita all'epoca di questi racconti. Davvero ve lo consiglio, soprattutto se volete introdurre i vostri figli o insomma fratelli piccoli all'horror in maniera graduale, delicata, ma senza traumatizzarli, insomma. Passiamo alla Midnight e passiamo alla roba più nuova, che è questa, perché così ce la togliamo subito di torno. The Omen Film Collection. Non ve lo apro, non vi faccio vedere cosa c'è dentro perché uscirà a breve l'unboxing, recensione dei film che ho visto, rivisto tutti. Alcuni non li avevo visti, ho visto anche gli extra, cioè parte degli extra. È veramente un'edizione ricchissima e fenomenale. Aspettate il video che uscirà tra qualche giorno. Altre due uscite Midnight, History of Horror di Eli Roth, ogni urlo racconta una storia, sono due dischi. È un documentario con due dischi, disco 1 e disco 2, con intervistati decine e decine di attori, registi. Il documentario è diviso in vari temi horror, quindi insomma è diviso per tematiche e parla veramente di tutti i film, sia vecchi che anche recentissimi, quindi è veramente una roba fresca fresca. Che dire, allora, per uno navigato con l'horror è veramente, insomma, non è che senti niente di nuovo, anche se è bello comunque sentire il parere e l'interpretazione di attori famosi, registi famosi su certe cose che appunto conosciamo tutti. Mentre invece per chi è alle prime armi, è giovane, insomma, sta facendo l'horror adesso, è veramente un bel punto di partenza per andare a conoscere tutti i film che sarebbero da vedere, insomma, da aver visto almeno una volta. Vi darà un sacco di spunti sulle cose che sono, diciamo,
quali sono i capisaldi del cinema horror anni 80 e non. Poi, ultimo film che è uscito un po' di tempo fa, io sono riuscito giusto adesso a parlarvene, è All l'Abisso. All l'Abisso ragazzi, a me non è piaciuto, non è piaciuto per niente proprio, proprio per niente. È un film che comunque è diretto bene e ha una bellissima fotografia, cioè da un punto di vista tecnico è un bel film, dal punto di vista della storia e della sceneggiatura lascia un po' a desiderare, ci sono anche degli errori che secondo me sono piuttosto grossolani. Alla faccia di chi dice che parlo sempre bene di Midnight Factory, questo film secondo me non è un gran film. A parte che Hall, veramente di film che si chiamano Hall ce n'è fin troppi. Finiamola. Passiamo ai film che ho acquistato velocemente. Ho trovato questa edizione di Van Helsing che è un po' sgarruppata. Vedete che ha gli angoletti un po' sgarruppati di cartone, però è proprio un'edizione della Madonna. Cioè, ha questa... Guardate che roba, cioè, un'edizione pazzesca. Allora, a me sti film mi fanno un po' cagare, però sono horror e io c'ho... Cazzo, con Hugh Jackman. Questo l'avevo visto tanto tempo fa, non me lo ricordo. Poi c'è anche il librettino. Insomma, è bella ricca come edizione. C'ha contenuti extra e poi c'è Hugh Jackman che fa brutto. È un po' rovinata, io me la sono presa perché l'ho pagata 2 euro, ragazzi. Cioè, 2 euro, non potevo lasciarla lì. Poi al massimo si trova un'edizione più bella, quella la regalo. Van Helsing. Poi, questo non l'ho visto, Cappuccetto Rosso Sangue. Non mi aspetto che sia un filmone, però sempre a 2 euro. Sapete che io compro tutto ciò che è horror se lo pago poco, perché non è che le stronzate non le pago 15 euro. Questo per esempio so che è un film del cazzo, perché mi ricordo che era del cazzo quando uscì. Avevo apprezzato tantissimo Blair Witch Project, quindi mi sono detto dai, speriamo. Invece hanno abbandonato totalmente lo stile, insomma, mockumentary con la telecamera che si muove. Hanno fatto una roba, cioè, non me lo ricordo più neanche bene, comunque so che non mi era piaciuto per niente. Però appunto entra nella collezione. Poi, vabbè, questa saga di The Grudge, io se devo essere sincero li ho visti ma non me li ricordo. Per me sono tutti uno uguale all'altro, però... aiutatemi voi a ricordarli, perché veramente... Ecco, adesso passiamo a un'altra saga che secondo me sono tutti uno uguale all'altro, però è una saga che già apprezzo di più. Comunque anche questo 2 euro, ne ho presi un botto di film, eh. Ecco, la saga che per me sono tutti uno uguale all'altro è quella di Saw, che sto cercando di farmi la collezione finché non uscirà un'edizione strafiga con tutti i Saw. Io mi piglio questi qua a 2 euro. Ce ne ho altri di là, non mi ricordo quanti so ciò. Cioè io li ho visti tutti, ma non mi ricordo cosa succede in questo. Io mi ricordo, l'unico so che mi ricordo più o meno bene, perché la storia era quella originale, il primo. Si vede che succede veramente poco, poi tutto si ripete sempre negli stessi modi, con gli stessi schemi. Comunque, altri due so che vanno ad aggiungersi alla collezione. Buona. Ecco, adesso arriviamo alle cose dolenti. Questa è un'edizione veramente schifosa. Il film è schifoso, nel senso che voi sapete l'odio che io provo per questa gente. Però, come sapete, io voglio aumentare la mia collezione di horror, quindi me ne frego se mi piacciono o non mi piacciono. Annabelle. E, oltre a essere un film che non apprezzo, è proprio molliccia il coro. Vabbè, io c'ho... Non lo so, è proprio orrenda. Però anche questa l'ho pagata 2 euro. È proprio la plastica leggerissima. Vabbè, poi dentro ovviamente è vuoto, è scarnissimo. Proprio una roba... Vabbè, Annabelle. Un po' di spiriti in casa ci avrò anch'io adesso. Questo è interessante. Qua ci sono un po' che non ne ho visto. Questo è Tentacoli... Questo è fenomenale. Uno dice, ma che cazzo è sta trashata? Intanto c'è John Hudson e Harry Fonda. Insomma, c'è un po' di cast serio. Poi ci sono questi tentacoloni che già dalla foto qua si vede che sono finti. Però una chance gliela do. Insomma, lo voglio vedere. Tentacoli. Poi mi ha sempre fatto paura i mostri marini, quindi figo. Un film sarà del 60, 70... Non di più. Che anno sarà? Adesso non lo so, perché poi non mi sono stato a guardare tutte le robe, sennò non li faccio più sti video. Quindi un altro film che non ho mai visto, con Boris Karloff. Tra l'altro io queste collana qua non so perché mi piace un sacco. Sarà perché è molto nota.
i cult horror. Frankenstein 70, la regia di Howard Koch. Questi film qua io li vorrei vedere, ma poi non riesco mai a mettermi nel mood giusto, per cui adesso vedrò di... Mi piacerebbe parlare anche un po' di questi film, insomma, un po' vecchi. Poi Boogeyman, l'uomo nero. Questo sicuramente non l'ho visto perché sembra un po' una cagata. Prodotto dal grande Sam Raimi, speriamo, insomma. Vabbè, Boogeyman sicuramente voi l'avrete visto. E poi ultimo, mi toglierò lo sfizio in questi giorni perché comunque è un film che secondo me non è male, non ho mai visto e volevo vederlo da tempo, che è questo, Frontiers. L'ho comprato usato, sempre a 2 euro, c'ha pure i contenuti speciali. Dietro le quinte mi piace, sì, c'ha solo il dietro le quinte. Vabbè, il trailer e lo spot non so perché li mettano, è una specie di hostel, dovrebbe essere. Non vedo l'ora di vederlo questo perché comunque è un film abbastanza noto che mi manca. Questo è tutto per l'aggiornamento della collezione. Insomma, direi che di roba ne ho presa un bel po'. Aspetta che la metto. Questa è l'aggiornamento della collezione. Oh, oddio, sta cadendo, cazzo. Cattroia. Madonna, non fate le porcatroia. E niente, questo è tutto per l'aggiornamento della collezione. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e commentate. Ci vediamo al prossimo video.